Dagli anni, addirittura, fin dagli anni 70, fine degli anni 70, inizio 80, abbiamo fatto, grazie pure a Pannelli, potrei dire, abbiamo fatto fin dagli anni 70, inizio anni 80 e 90, abbiamo fatto tutto un lavoro a Pantalizzi che ha portato poi alla chiusura, devo dire grazie pure a Mimmo, su questo io gliene do atto. Mimmo parlava di politica, io penso che a Salerno la politica c'è in ogni punto e in ogni luogo, non solo il partito di Mimmo si interessano anche altri partiti. Va bene, sì, hai detto che il vostro partito è disposto. E allora, ma no, da una parte gli do i meriti, allora. Aspetta, allora. Adesso io vorrei parlare meno della BP perché si conosce tanto. Questa fabbrica è inquinante, ci sono tutto 77 sostanze, sì, è stato detto tutto se siamo stati attenti alla... Sono d'accordo con l'Arpacal che non è, guardate, le volte che noi con la BP abbiamo interpretato l'Arpacal ha fatto sempre il contrario. Cioè, do ragione un po' alla sera. L'ARPACAR è una controparte quasi, perché si schiera dalla parte degli industriali e non dalla parte, diciamo, delle persone. Questo è assodato perché è successo. Ora, è chiaro che la potenzierei, ma la potenzierei per fare che cosa? Per dargli più potere in quanto poi si ritorce contro di noi. Anche dal popolo della Repubblica. Stiamo discutendo. No, se vogliamo fare denunzie a Sedena ne potremmo fare tante, non è che solo questa. Allora voglio dire, sono d'accordo, va potenziata, ma va individuato il settore dove loro devono indirizzare diciamo, i fondi. Allora sono d'accordo perché lei l'ho seguito anche, dottore. Perché lei anche nell'osservatore ambientale mi pare venga. Non è lo stesso, va bene. E allora, vabbè, comunque, da specialista ho capito. E mi interrompe. Comunque sì, noi accettiamo sempre questi consigli dai medici e da coloro che nella sanità stanno attenti a darci dei corsi. Perché si è mosso tutto? Si è mosso tutto. Perché noi 2 mesi e mezzo fa, e quindi abbiamo scoperto tutta la situazione della SICA, 2 mesi e mezzo fa siamo andati dal sindaco, io devo dire gentilissimo, anzi ripeto pure, non la penso come lui, però ripeto pure che è stato gentilissimo ad accoglierci e a telefonare a tutti gli uffici della regione. E lì è venuto il problema, perché noi ci siamo fatti consegnare tutti i documenti dei vari uffici regionali che poi sono arrivati recentemente via di sé. Da questi documenti poi ce ne siamo accorti che la SICA lavorava senza autorizzazione dell'AIA. E allora quindi abbiamo scoperto, perché cosa succede? Negli uffici regionali poi si sono adattati a tutelarsi loro stessi. Allora poi ci mandavamo a chiusura perché praticamente noi non sapevamo, no? Visto che noi muovevamo le acque, loro si sono preoccupati a chiudere, a fargli gli stanzi di chiusura, attenzione, di una parte della SICA. Perché la SICA fa 2 lavorazioni, una per manufatti, l'altra la fa con sostanze chimiche. E queste sostanze chimiche, mi rivolgeva a Panetta, che queste sostanze chimiche della SICA, con la nuova legge che è arrivata dell'AIA, dicono che quando ci sono industrie chimiche, questioni inquinanti di prima classe, deve essere il sindaco a stare attento, come si dice, a dargli o no un'autorizzazione. Quindi adesso ci troviamo che questo settore che è stato chiuso alla SICA deve essere il sindaco personalmente può chiudere la fabbrica oppure può farlo continuare, eccetera, eccetera. A noi dispiace per gli operai perché giustamente, però aveva ragione Mimmo, per 5 operai o per 6 o per 7 noi non possiamo assidere, inquinare e far morire di tumore gli altri, anzi tuteliamo anche loro. Allora volevo dire, l'altra cosa, qui esco un po' fuori dal discorso. Vedete che la vivibilità nella cittadina è anche quella di non fare come ha fatto Figlio Mele, 200 deroghe al piano regolatore. Noi l'essere vivibile e rendere vivibile un paese è anche di non costruire,
tutto già quello che ho costruito, voglio dire. E il comune si appresta, da quello che so io, a costruire, a dare 52 deroghe del piano regolatore. Beh, gli ingegneri del comune di Siderno, per favore, facci un'attenzione, perché noi vogliamo i parchi per i bambini, no? Questa è delibertà. Vogliamo che gli anziani vanno. Noi abbiamo fatto sul lungomare, abbiamo fatto sul lungomare con la consulta e i commercianti di Siderno quel parco giochi dei bambini, no? Con la dottoressa Scialla. Non l'abbiamo fatto come comune, non ha speso una lira. Ecco, noi d'inverno non abbiamo dove portare i ragazzi. Ci sono delle aree, ci sono due, una a Randazzo verso il museo e l'altra la Fornace Russo a Siderno, ci sono due aree. Facciamo parcheggio, questa è anche vivibilità. Per favore, l'appello che lancio io